in panchina. Troviamo il secondo portiere Cristamoros, Stagos, Mario De Marino, Manuel Fusco, Cristian Gaudino. Andiamo delle due squadre comandate dalla terna arbitrale, la Canese in completo bianco, bardata di Bufonze sulla maglietta, la Nocerina con la splendida casacca rossonera a strisce verticali, la più bella del mondo, quella che da sempre ci fa battere forte il cuore, capitanata da Caffè. Sì, sicuramente, immagina se dall'altro lato c'erano 1500 tifosi rossoneri, che spettacolo poteva essere questo stato. Comunque complimenti. E parte Canese Nocerina, mette giù di petto, si è andato indietro per Giacomarro, Giacomarro il contrasto lo perde, palla in verticale per il numero 19 della Canese, il tiro, il pallone che va fuori, palla in verticale per Foggia, contrastata alle spalle davanti, Foggia lascia sfilare per Bubas, si mette nel rigore, Bubas la parla, il tiro e il gol della Canese di Bubas, 11:45, sì, un pallone non semplice, palla all'indietro e il gol della Canese con Gino Foggia che incrocia il destro e va a un colpo di biliardo a battere, palla in area di rigore, Manzi per un attimo anticipa, poi il tiro e gol della Canese, per la Canese per Maletic, palla che passa, casa naturale al limite dell'area, prova a servire Bandeira, il tiro di Bandeira che termina fuori, poi di Colombo a liberta di prima intenzione davanti, Garofalo ferma Cuomo che poi lo anticipa, l'area di rigore, Cuomo contro la Russo, il tiro di Cuomo alla rete, 35:10, il 4-0 di Cuomo che va a esultare sotto la curva bianco-blu, per Maledic che anticipa il suo avversario, palla per caso naturale, limite dell'area, caso naturale, il tiro di caso naturale telefonato per Colombo, 37-1 con la fallo laterale per la Canese. Con le mani Maffei dalla sinistra punta la rimessa in gioco, si attende solo il duplice fischio dell'arbitro, duplice fischio dell'arbitro che arriva adesso, ricordiamo si chiude il primo tempo, potrebbe aspettare davanti una volta che l'arbitro fischierà, arbitro che aveva già fischiato ma la posizione dei calciatori era irregolare, quindi si riparte l'incontro Bandeira, Minelli cambia lato, servendo a Bubas sul secondo palo, Bubas in area di rigore, palla su destra, il tiro, battuta a lunga gittata verso Foggia, Foggia mette giù un pallone non semplice, il tiro, il palo e la rete della Canese, era Minelli ad aver servito Foggia, Foggia a gran centrale, Foggia che larga il gioco sulla destra per Tuminelli, lo guadagna il fondo, gli si fa incontro la Bandeira, Tuminelli cross al centro, Gagliardi il tiro, il gol in area di rigore in mezza girata, Zanisi porta il pallone, palla dentro il Tavano a tu per tu con Colombo, il tiro alla rete, Nocerina 1 Canese 6 al 27esimo, Emanuele Troise, peccato per loro che non sono riusciti a vincere il campionato, intanto arriva il fischio finale, finisce qui il match.